sarà un fantastico incontro tra Eddie Valero, il campione, e Akira per il titolo della Rising Sun. È arrivato un atleta misterioso. Sì. Si è dichiarato come il più grosso d'Italia. Aia! Come si mette male? È disposto ad affrontare chiunque abbia abbastanza fegato. Ah, una open challenge praticamente. Sì, una open challenge. Chi è questo misterioso delle open challenge? Non ho capito, ragazzi. Hanno accettato questi? Loro hanno accettato la sfida. Non li vedo tanto in forma contro un uomo che si esibisce uno dietro di più grande però, Italia. Però è 2 contro 1, magari. Potrebbero. Forse giocano sul numero. Infatti non è lui. Non è lui Cobra. Ma sono gemelli. Sono come le Bella Twins, ragazzi. Chi sono questi ragazzi? Mandati soprattutto. Salve a tutti. Ciao. Allora, sorrido sempre. Tutte le cose in chiaro. Sì. Allora, noi siamo venuti qui per sfidare l'uomo più pericoloso d'Italia, come dicono. Molto intelligente come mossa, tra l'altro. Cioè, la manuale. È giusto. E siamo pronti a tutto. E attraverso la nostra abilità ma chi non lo so però. L'uomo più muscoloso d'Italia. Sì, non li vedo molto convinti, ragazzi. Detta così la vedo molto brutta. Adesso è bella sorpresa. Io ho paura per questi due. Chiamate il loro madre. Che vuole essere più grosso e più muscoloso d'Italia. Oh. Direttamente da Bologna. Leon! Attenzione! Attenzione! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Quanto è grosso! È un'armadia treante! E i secchi devono solo stare zitti perché Leon è arrivato! E questi due mamma mia! Hanno capito l'enorme errore che hanno fatto i due nipoti di James Ellsworth! Ma che coraggio hanno quei due per mettere piede nel ring con qualcuno come Leon, il più grosso atleta del wrestling italiano. Sono grandi quanto un braccio di Leon insieme. Serini, ci divertiremo tantissimo. Noi di sicuro sì, non so quanto quei due poveri cristi che hanno deciso di fare. Non so se sono molto convinti. Io penso che forse vinceranno. C'è un bambino che scappa. Non lo vedono tanto bene. Non li vedo tanto bene. Stanno scappando. Ma poi sono vestiti con le cose. Non sono attrezzati, non sono equipaggiati. Io non credo che la maniera di questo Everlast faccia una persona più forte rispetto alla vita. Quantomeno brandizzata. Una sconfitta con un bel brand. Alexander e Stitch contro Leon. Arbitra Andrea Malasan Bartolomeo. Dove basta però? Beh, non l'avrei mai detto. Come si chiamano? Alexander e Stinson. San Bartolomeo ha detto. Alexander e San Bartolomeo? È già santo? Non sono convinti. Cosa? Attenzione! Cosa? Lo vogliono con loro lottare. Non si può succedere, ragazzi. Sì, vabbè, io credo. La lotta con gli occhiali non è possibile. Ma non esiste. Ma scherziamo, ragazzi. L'oculista di quel ragazzo sta di sicuro. Infatti gli occhiali. L'oculista, ragazzi, non sorride più. Ma è mio per adesso, non può combattere. Non so quanto possa resistere in vita in questo ring. Io ho paura per lui. Il leone sta per uccidere Simone. Ricordati le mie parole. Questi durano quanto un gatto in tangenziale. È un po' come la guerra del 15-18. Quando vanno in trincea e tentano di sparare, poi vengono uccisi subito dopo. Cambio di strategia. Sì, certo. Beh, non male, certo. Ma che cosa? Un drop kick contro un muro? Sì, certo. Aia. Ragazzi, mi sa che avete sopravvalutato la situazione. No, mi sa che loro lo sapevano. Non so che sono lì che vogliono. Vogliono i 5 minuti di fama. Sì, certo. Tutti e tre insieme. Tutti e tre insieme. Forse è la strategia vincente. Vabbè. Non direi. Non è possibile, ragazzi. Non è immaginabile. Ci sono pezzi di parti del corpo in tutto il ring.
È incredibile la forza di Leon, in che modo ha sollevato questo tè disagiato, possiamo dirlo, sì. Avere un'idea del genere è disagiati, obiettivamente. Non è Jackass, per chi ricorda quel programma televisivo fantastico. Questo è Rising Mania. Ma ci assomiglia molto, doppia clothesline. E il terzo sale. Attenzione, si distrae Leon. Come una mosca, e ci assomiglia anche. La seconda corda, non prova nemmeno la terza. No, ti prego. No, ti prego. Altri genitori, quel bambino! Il fatto lo viene colpito! A elicottero, giù tutti! Oh mio Dio! No! Quale driver è seduta? Finita. Ed è uno, ed è due, ed è tre, ragazzi! Beh! Mamma mia! Certamente, difficilmente ci si deve aspettare un essere diverso da parte di questo match, se guarda, match! Avrei scommesso la mia casa! E beh! Leon vince il match e lo vince con tanta convinzione, senza nemmeno versare una goccia di sudore. Non ha bisogno neanche di fare la doccia, davvero, incredibile. Mentre gli altri hanno bisogno di credo una lobotomia di sicuro, o anche penso che i paramedici sapranno come trattarli in questo di sicuro, o almeno quel che ne rimane. Vince la mano a Cobra Leon, mentre i due poveracci se ne vanno insieme al terzo. Momenti tragici, direi. Tragici, molto tragici. Sì, di guardare un film di Fantozzi in questo momento. Non toccateli, sennò sono squalificati, ragazzi. Però c'è una sorpresa per te, ragazzi. Una sorpresa. McDonald's. Ho una sorpresa per te. Visto che sei così figo, così in forma, hai quasi i miei muscoli. Quasi i miei muscoli. Io ho preparato un ragazzo, uno dei miei migliori allievi, che ho mandato in Inghilterra, che lotta nella WWE, e che stasera mi fa il culo. Grandi parole, parole pesanti, abbastanza pesanti. E stasera ti faccio vedere una cosa, che visto che qua comando io in casa mia, ti fa il culo. Quindi, adesso, lotterai subito contro Devin Sawyer! Oh mio Dio! Attenzione! Si spengono le luci! Si spengono le luci! Devin Sawyer! Vediamo solo i piccoli LED sul ring attire e sulla maschera di Sawyer! Devin Sawyer, un prodigio di Cobra! E è qui per affrontare Leon. Beh, di sicuro una cosa che punta molto sul fattore scenico. Forse Leon questo non se l'aspettava. Leon credeva di avere la serata facile, ma facile non sarà, perché ha un altro match davanti a sé, ce l'ha contro qualcuno di davvero davvero pericoloso. Stiamo molto attenti. In una zona, non mi sembra molto. È lì con i tre disagiati. Sì, sono ancora lì tre disagiati. Facciamo un applauso. Coraggio dove? È incoscienza, non è coraggio. Ha ragione, un applauso. No, 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 tutti. No, ti prego. Eh beh, il wrestling si lascia fare il wrestling. No, sta facendo bene, Simone. A casa. Oh, sono qui davanti a noi. È una scena molto bella, ragazzi. Sì. Bel debutto in Rising Sun, complimentone. Ci sarà tempo per migliorarlo se volete ritornare. Se riescono a ritornare, forse non so se saranno in grado di cambiare. La vedo dura, ma attenzione a Silas che sta aggirando il ring. Sta prendendo tempo, forse probabilmente. Sì, ma deve stare molto attento sia al fatto che da avanti a lui nel ring, cioè Leon, che avete appena visto con quello che ha fatto questo tre poveracci, lo so, anche Silas ha distrutto ancora di più. Speranze. Non so, Leon però in ogni caso ha già combattuto, ha già un piccolo praticamente, per quanto piccolo possa essere. È un po' un allenamento. Si è stato un entré, un antipasto. Dice di stare zitto al pubblico, devi stare. Lo ripete, il pubblico dice no. Cosa sta facendo il giro del ring in questo momento, sta litigando con tutti, devi stare. Sta facendo tutto, neanche che entrare finalmente. Si decide. Quindi questo ancora. No, si è deciso. Mi mangio quello che ho detto. Ma mica era il prodigio di tutto. Ma questo qui. Allora, dai. Un prodigio che tanto prodigio non è, o quantomeno è in linea con il resto dei talenti. La campana è suonata. Siamo pronti al secondo match della notte di Leon. Che sembra non essere finito. Contro David Sainz. Il pubblico è tutto per Leon in questo momento. Ovviamente. D'altronde non è una buona presentazione attaccare tre poveri ragazzi già martoriati. Da Leon.
Dio, tra l'altro, non da il primo muratore bergamasco per la strada. Bisogna stare molto attenti per quello che vuoi dire, perché ok, va bene, può essere David Farias, può essere il politico, ma solo pugno! Ma che cosa? Stiamo dove? Ma stiamo scherziamo, caro Zanini. Io ho un po' il presentimento che quel pugno lì non ammazzi niente. Non lo voglio vedere. Non sono nemmeno se riuscire a scappare. Ma gli occhi, ecco, era tutta una truffa. Ma che tutta una delizzata. Era tutta strategia. Ma con la headlock su Leon in questo momento sta soffrendo un grosso attacco. Oh mio Dio! Forse no! Forse no! L'ha sollevato come se fosse un sacco di patate! Come un fuscello l'ha lanciato! Dall'altra parte del ring, David Silas accusa il colpo, quel pugno lì secondo me non funziona. Mi sa che non funziona tutto David Silas, Simone. Non funziona lui! Non lo vedo tanto convinto, tanto tanto per sconfiggere un atleta del calibro di Dio. E più che del calibro della stazza di lui. Un grosso d'Italia! Ma con una presa abbastanza eloquente da dietro David Silas, che fa il solletico, fa solo il solletico a Leon, che va con una gomitata, riesce a liberarsi facilmente. Ma oh mio Dio, il wrestling amatoriale butta giù Silas, che chiede pietà e esce dal ring. Esce, prende qualche secondo di fiato, una pausa forzata. Mi ha preso per i capelli, tu l'hai visto che l'ha preso per i capelli? Quel che resta dei capelli. Ma no, ma un taglio alla moda, quello a stile cipolla, ragazzi. Beh, tra i due non c'è grandi parrucchieri, ecco, in questo momento su lì. Non glielo in faccia. No, non ci provo nemmeno. Andiamo ancora per il clinch, ragazzi. Ma che è? Zumba? No, è presente quando devi prendere tipo il drappo come se sul calcio in culo. La stessa cosa. Ma gli ha dato un calcio nel sedere, la proposta. A proposito di calcio in culo, gli ha dato un calcio nel sedere. Si è vantato per poi essere buttato fuori da Ring Silas ancora con la figura del... Sì. È quello che sta facendo. Forse era meglio se restava nel backstage e lasciava i ringraziamenti a lui. Continua a dire che lui mi stia attirando i capelli, ma io non ho visto questa cosa. Attenzione, si lamenta lì. Probabilmente Silas si sposta il mondo. Oh mio Dio! Si sposta il mio Dio! Oh! Lo sta ricorrendo per tutto il lo sta ricorrendo per il ring! Come stanno andando? Ma che cos'è il Benin Show? È il Benin Show! Ritorna nel ring, Silas se ne approfitta! E ne approfitta bene per dare dei colpi! Forearm a casaccio, poca tecnica. Su Leon che sta soffrendo, per la prima volta lo vedo sofferente in questo match. Spinge via Silas, che ritorna su suoi passi ancora con dei colpi. E questa è l'occasione di Silas per portare il match dalla sua parte. Va con uno shotgun kick. Shotgun colpisce anche il forearm. E guarda, va agli occhi. Non si fa. E infatti, minaccia la squalifica. Oh, ha lanciato al centro ring da parte di Leon. Si gonfia Leon, si per la sua criniera. Vedi quanto lui lancia. Può farlo, è un supereroe. No, l'arbitro, no. L'arbitro intrappolato. Riesce a guadagnare quel e poco di tempo che basta. Ne approfitta Silas. Bisogna riconoscere che comunque ha grande pulizia con questo DDT. Kneeling DDT da parte di Silas, che ha stordito per bene Leon. Ma con la Pepser, o almeno una un tentativo. Comunque una reazione personalizzata. 1, 2, la gamba ha colpito, ma il conto è solo di 2. Continua a lamentarsi Silas, forse perché sa che non ha il match in pugno. Sai, forse lo sapeva fin dall'inizio, Simone. Come puoi pensare di poter vincere contro un colosso di questa stazza? Però è il prodigio di prova, ce l'ha solo la fare. Beh, il classico match Davide contro Golia, ma sì, non sì. Sempre però il Davide, vince. Il Davide in questa situazione è fatto rispetto al Davide. Non so quanto riuscirà a poter resistere David Silas in questo momento. È la headlock, anzi una vera neck choke applicata da parte. Ma è un momento momentaneo nel match, come può pensare David Silas? Non è un momento momentaneo, Jerry, stai molto attento, perché è una vera neck choke, la mossa anche finale di Samoa Joe per esempio, e sta mettendo giù Leon, lo sta cercando. Non ci riuscirà, Simone, sta cercando di come nel jiu-jitsu nel film. È un leone, Simone, non può tirarlo giù. Ma gli occhi però! Cosa che ti avevo detto? È un colosso, è un mostro. Non ce l'ha fatta Silas. Silas non incontra ancora una volta per vedere il punto. Direi che sta sbagliando a lamentarsi con l'arbitro, perché da tempo a lui per recuperare.
Oh mio Dio, ragazzi, si è risvegliato Leon, caricamento a Powers. No, basta! Ancora, ancora. E questa volta grandissima Power Slam, Clothesline a seguire. Ancora un'altra Clothesline da parte di Leon. E sono due che ha in pugno il match. Prova a scappare Silas. Prova a scappare, ma Leon è lì. C'è qualcosa che lo trattiene, sono le mani poderose di Leon. Oddio, Powerway Slam da parte di Leon. Per quanti metri ha volato il corpo di Silas? Di troppi. Uno, due, vicino alle corde. Le corde, sfrutta le corde. Distinto David Silas. Distinto volpino di Silas. Volpino. Volpino. Che ci mette lo zampino. Riesce a mettere il piede, lo zampino. Dice sulle corde. Fine. Vuole scrivere la parola the end a questo match. Rio. Vuole farlo con convinzione. Caricamento ancora una volta con la sua modificata del body drive seduta, il gomito e no, il dito nell'occhio. L'arbitro stavolta si sposta, ma finalmente ha capito che tra le gambe di Silas non è un buon posto dove stare. Seconda corda per Silas, colpisce un Leon che stava tentando di andare alla carta. Ancora una volta deve sfruttare questo momento Silas. Calcio, prima corda, torna su Silas, un attacco cutter. Qua stasera Rising Mania meravigliosa cutter, potrebbe andare allo schienamento, non forse non mi dire che finisce così, non ci credo. Due, ma nemmeno nei tuoi sogni Simone, nemmeno nei miei sogni, hai proprio ragione. Era 3, dice Silas. Era 3, non era 3, non era 3, non era 3 Silas. E l'emosina qualche decimo, sì, qualche decimo di secondo, perché basta per andare al 3, ma non c'è arrivato. Eh no, l'arbitro è chiaro, si sta perdendo tempo Silas, dovrebbe tenere gli occhi sul suo avversario anziché sull'arbitro, lamentarsi di meno e lavorare di più. Con una mossa Leon può concludere il match, e attenzione perché ha appoggiato la gamba di Silas. Cosa sta facendo? Graffia il volto, attenzione, sì, si risveglia la mossa di Leon, la del valleggiato. Oh Dio, si è risvegliato così Leon e va al conteggio per la vittoria. 1-2 Leon, il ruggito del leone, il ruggito del leone risuona a Rising Mania. Non uno ma ben due match vinti di seguito, di cui il primo contro tre disagiati che però hanno comunque una difficile controparte per Leone, che ha vinto anche questo incontro contro il prodigio di Cobra, che tanto prodigio non è stato, è durato qualche minuto in più dei tre disagiati precedentemente già sconfitti da Leon. Finisce male l'avventura, la Rising Sun. Ma la domanda è, Simone, c'è qualcuno in Rising Sun in grado di battere questo colosso? Ma c'è qualcuno in Italia in grado di farlo, ragazzi? C'è qualcuno nel mondo? Questa è una domanda troppo cui la risposta noi potremmo avere tra